Giornate calde dal punto di vista della cronaca nera, Pescara e provincia. È di stamattina alle 9.30 una rapina alla filiale della Banca Popolare dell'Adriatico di via Marconi. Un giovane, alto circa 1,80 m, vestito con abiti scuri, si è introdotto nell'istituto di credito e con un coltello da cucina ha ferito uno dei dipendenti al braccio. Il rapinatore è fuggito con 5.000 euro di bottino. Indagano i carabinieri della compagnia di Pescara, che hanno organizzato una conferenza stampa cumulativa con i colleghi di Penne per illustrare diverse operazioni. Col supporto dei NAS, i militi di Pescara hanno effettuato servizi straordinari finalizzati al controllo degli esercenti cinesi, sotto osservazione la vendita di dispositivi a puntamento laser vietati dalla legge che possono creare disturbi alla retina e all'apparato visivo. Insieme a 105 laser sono state sequestrate pistole soft air, batterie a corrente continua, joypad per PlayStation, lampade di emergenza e altro materiale elettrico sprovvisto dei requisiti di legge. Quattro commercianti cinesi sono stati denunciati all'autorità. Sempre a Pescara, ieri sera alle 19 è finito in manette Pierino Cetrullo, 35enne pregiudicato, era entrato armato di taglierino in un negozio di via Marconi a scopo di rapina. I militari lo hanno sorpreso in flagranza di reato e tratto in arresto. Nella serata del 3 febbraio, invece, nel quartiere Zanni, veniva fermato per un controllo il 47enne Marco Mellini. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 73 grammi di eroina e due bilancini di precisione. Mellini è ora agli arresti domiciliari. Sempre nell'ambito della lotta al traffico degli stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Penne, dopo una lunga indagine, hanno dato esecuzione a due misure cautelari nei confronti di Giuseppe Tolli, 29 anni di Montesilvano, e Dante Di Fazio, 37enne di Penne. I due smerciavano nel capoluogo vestino grosse quantità di hashish, sequestrati 110 grammi di droga, deferite 6 persone e 19 sono state segnalate alla prefettura quali consumatori abituali di droga. Proprio il fenomeno degli stupefacenti è da sempre una piaga nell'area vestina, come spiega il capitano della compagnia dei carabinieri di Penne, Massimiliano Di Pietro. Sì, in effetti abbiamo constatato anche noi che c'è un uso generalizzato, soprattutto nella comunità adolescenziale e giovanile, e questa indagine appunto ci ha permesso di disarticolare uno dei canali di rifornimento. Uno, ma non l'unico, sicuramente. Purtroppo il fenomeno è diffuso in tutti gli ambienti e soprattutto nella comunità vestina, dove si distinguono alcuni personaggi collegati con la costa. È stata importante la collaborazione di alcuni nuclei familiari che hanno preso consapevolezza di questo fenomeno e di quanto abbia coinvolto i propri ragazzi.